Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale regionale di Toscana TV. Dunque, lo avete visto e sentito dai nostri titoli, si registra in Toscana una nuova impennata di contagi Covid. Allora vediamo subito qual è la situazione partendo dalla nostra regione con 748 nuovi positivi, ieri erano stati 661. A livello nazionale un leggero incremento, anche qui 6.171, ieri avevano sfiorato i 5.700. Uno sguardo anche alla campagna vaccinale, vediamo le somministrazioni, quasi raggiunta la soglia dei 4 milioni in Toscana, superata quella di 67 milioni a livello nazionale. Dunque, questa la grafica, questi numeri della giornata che ci riassume nel servizio d'apertura Maria Teresa Rabotti con alcuni aggiornamenti, in particolare il Presidente della Regione Giani che parla di vaccini, dice non li abbiamo per i turisti, noi vacciniamo i toscani. L'apertura. Nuovo salto di positivi in Toscana, sono 748 i casi di Covid con un morto. Stabili, ricoverati in ospedale, in calo le terapie intensive. E intanto a Tavernelle Val di Pesa, dopo un matrimonio, scoppia un focolaio, diverse decine in quarantena e quasi una ventina i casi accertati di positività tra gli invitati. Sui vaccini è poi tornato il presidente della regione toscana, Eugenio Giani, ieri alla festa del PD di Fiesole. Noi no, non ce l'abbiamo i vaccini per vaccinare i turisti, noi vacciniamo i toscani. Io ritengo che onestamente anche rispetto a quello che sono la comunicazione del numero di vaccini, in realtà spesso ce ne arrivano sempre un po' meno e quindi non sono un bene illimitato i vaccini. E oggi se uno si prenota sul portale passa settimane prima di poterci andare, anche perché c'è una grande corsa, ormai somministriamo 37.000-38.000 vaccini il giorno e conseguentemente è un bene prezioso il vaccino. Prima sistemiamo la situazione della Toscana perché abbiamo bisogno a settembre-ottobre di non avere il corso così rapido di contagiati che vivemmo l'anno scorso, ma invece un numero molto più ridotto, più gestibile, con meno letalità, con meno carica pandemica da parte diciamo, del virus. Dunque questo è lo scenario, abbiamo detto aumentano sì i casi, ma c'è un dato significativo, sono in calo i numeri di coloro che sono ricoverati in terapia intensiva. Adesso ci occupiamo della GKN con due servizi, il primo che riguarda il concerto di Piero Pelù e Stefano Massini all'interno della fabbrica ieri sera a Campi Bisenzio. Vasco Rossi, Adriano Celentano, Gianni Morandi, Michele Placido, Alessandro Gasman, Nada, Lodo Guenzi, Francesco Gabbani, Alessandra Amoroso, Fiorella Mannoia, Valera Solarino, Gli Extralisci, Ottavia Piccolo, Flavio Insigna, Carlo Verdoni, Paolo Virzì, Paolo Iannacci. No, non è il cartellone di un festival estivo, bensì gli artisti che, guidati da Stefano Massini e Piero Pelù, hanno portato la propria solidarietà in video alla GKN. Ieri sera, davanti ai cancelli della fabbrica, circa 1.000 persone hanno potuto assistere ad un momento unico, il mondo dello spettacolo incontra gli operai GKN. Stefano Massini, toscano di nascita, ha fatto una pazzia. Riunire fisicamente Pelù, Bobo Rondelli, Manitoba e l'orchestra multietnica ad Arezzo e tirare su un concerto di grande fattura umana, morale e che resterà nella storia. Ad aprirlo sono gli RSU, Dario Salvetti e Matteo Moretti. Questa è la tempesta che deve resistere ad agosto e riscaldare l'autunno. E poi il monologo di Massini, eccezionale nel toccare i punti chiave della campigianità. Mentre nasceva la pecora Dolly, nasceva la GKN, viene un racconto vissuto sull'importanza delle persone, di lavoratori licenziati con un click, di fabbriche chiuse con un tasto, CTRL-C, CTRL-V. A seguire Piero Pelù con la sua gigante, è un messaggio chiaro, facciamolo noi il fondo di investimento. E poi l'intervento del giornalista di La 7, Corrado Formigli, che via Zoom lancia un appello a FCA Stellantis, fate pressione a me Rosa affinché si sieda al tavolo e guardi in faccia chi ha licenziato. E ancora Rosamunda, l'inno del corpo sciolto con dedica a Carlo Monni,
emblema di campigianità, manifesto dedicato allo scomparso Enriquez e il saluto. Una serata da sogno che resterà nella storia di GKN, di Campi Bisenzio e di tutti quegli operai che sia in platea che nei vari gazebo lungo il perimetro hanno controllato, non sentendo neanche una canzone. L'organizzazione ha gestito al meglio la parte Covid, le strade sicure con le forze dell'ordine a presidiare e ancora la sanità con la protezione civile e le associazioni impegnate per la sicurezza, e hanno salutato poi la platea spiegando le sirene. Quella di GKN è la lotta di tutti, quella delle persone che credono ancora nel lavoro, quello vero. È una cosa che abbiamo deciso di fare per GKN, ma non solo per GKN. Stasera qua accade qualcosa davanti ai cancelli di GKN, ma come se accadesse davanti ai cancelli di tutte le fabbriche e le aziende che si trovano nella stessa situazione di GKN, perché sono tante, troppe. Oggi una visita speciale, una visita simbolica di una delegazione di lavoratori proprio della GKN al Tempio della Ferrari a Maranello. Destinazione Maranello. Questa mattina alle 9.45 una delegazione di operai GKN è partita a destinazione stabilimento Ferrari per incontrare colleghe e colleghi del cavallino rampante. Simbolicamente dall'azienda campigiana è uscito un semiasse destinato a una macchina rossa che molto probabilmente non arriverà mai più dalla provincia di Firenze ma da altrove in Europa. A Maranello portiamo il nostro know-how, quello che facciamo da un bel pezzo, cioè un semiasse, quello, portiamo la nostra conoscenza sul prodotto, portiamo la nostra qualità, portiamo la nostra ingegneria, portiamo l'amicizia che c'è tra i nostri tecnici e i loro tecnici, quella che ha permesso negli anni, quando c'era un problema sul prodotto, di prendere la macchina e in un'ora e mezzo essere là da loro e discutere del problema e trovare soluzioni. Perché adesso in questa situazione loro praticamente andrebbero a prendere questo pezzo da altre parti? Crediamo che, supponiamo che sia spostato fuori d'Italia, quindi neanche in un paese dell'Europa dell'Est, come si sente dire, no? Ma dell'Europa come noi, insomma, crediamo che sia andato in Spagna, ancora non abbiamo le certezze, ma crediamo sia andato in Spagna. Parliamo adesso della ex Lucchini di Piombino, è stata una riunione deludente da un punto di vista dei risultati. La vice ministra Todde ha assunto l'impegno di venire a Piombino a settembre, ha imposto a Invitalia un cronoprogramma, ma siamo fermi alle cose che ci dicevano a settembre del 2020. Queste le parole del segretario generale della FIOM CGL di Livorno, Davide Romagnani. Questo è il pacchetto relativo al lavoro, ma continuiamo con l'economia perché ci sono i dati del secondo trimestre di produzione nel distretto pratese. Vediamo com'è andata. Buoni segnali di ripresa della produzione industriale a Prato, che nel secondo trimestre fa segnare un più 17,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, segnato, come si ricorderà, dal lockdown. E quanto emerge dalla rilevazione effettuata dal Centro Studi di Confindustria Toscana Nord, e sono proprio i settori che l'anno scorso hanno più sofferto a presentare le migliori prestazioni nel confronto con il corrispondente periodo del 2020. Tornano a respirare, anche se i livelli pre-crisi sono ancora lontani, così anche i comparti della moda. Nel complesso la produzione manifatturiera del territorio Lucca Pistoia Prato segna nel secondo trimestre 2021 più 12,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, un dato maggiore di quello italiano che è più 9,4%. A livello provinciale quasi appaiate Pistoia e Prato con rispettivamente più 18% e più 17,5%. Mentre Lucca ferma la sua crescita al più 7,3%. Prato passa così da un risultato del primo trimestre ancora negativo con un meno 7,4% a un secondo trimestre sicuramente più positivo. Non è comunque tutto oro. Rispetto alla media del 2019 il tessile del distretto pratese deve ancora riguadagnare una quota di produzione intorno al 18%. Adesso ci occupiamo del carcere fiorentino di Sollicciano, che ha un triste primato. È primo per i fenomeni di autolesionismo.
Al 30 giugno 2021 sono 53.637 i detenuti nelle carceri italiane, con un tasso di affollamento del 113%, visti 47.000 circa posti effettivamente disponibili. Sono i dati riportati dall'Associazione Antigone nel suo rapporto sulle condizioni di detenzione, intitolato "A partire da Santa Maria Capua Vetere, numeri, storie, proposte per un nuovo sistema penitenziario". Fra gli istituti vi sono importanti differenze: 117 su 189 hanno un tasso di affollamento superiore al 100%. Guardando alla Toscana, la popolazione detenuta è diminuita, mentre i vaccinati sono solo il 10%, con 317 dosi somministrate. Scendendo nello specifico, a Sollicciano ci sono più di 600 persone e si registra un record negativo a livello nazionale: 105 episodi di autolesionismo ogni 100 detenuti. Pre-pandemia a livello nazionale erano intorno a 15, mentre adesso sono a 23 episodi in tutta Italia ogni 100 detenuti. Il dato fiorentino è realmente allarmante. Intanto a Grosseto si ha il 180% di sovraffollamento, mentre si registrano ancora a Sollicciano due bambini sotto i 3 anni che vivono con le rispettive mamme. Si è parlato nel rapporto di Antigone anche del carcere di San Gimignano, dove il 28 agosto 2019 15 agenti sono stati arrestati per un pestaggio avvenuto nell'ottobre precedente. Dopo l'esposto dell'associazione, 5 agenti non hanno optato per il rito abbreviato e sono stati rinviati a giudizio per tortura. Ancora disagi, code e incidenti sulle autostrade toscane. La 1 Milano-Napoli è stata temporaneamente chiusa nel tratto tra Firenze Sud e Incisa Valdarno in direzione Roma a causa di un mezzo pesante in fiamme. Il tratto è stato riaperto qualche ora dopo. Code invece fino a 10 km sulla A11, la Firenze Mare, per un incidente stradale che ha coinvolto 4 auto nel tratto tra Prato Ovest e Pistoia. In questo incidente, fra l'altro, sono rimaste ferite 6 persone. Ancora cronaca, in un incidente ferroviario avvenuto questa mattina alla stazione di Arezzo, una persona è rimasta uccisa da un treno che l'ha investita davanti a decine di pendolari che attendevano un convoglio regionale per il capoluogo toscano. La Polfer sta indagando sulle cause e sulla dinamica anche di questa terribile tragedia. È ancora senza nome invece, e la polizia sta cercando di risalire alla sua identità, un uomo di età apparente tra i 30 e i 35 anni, trovato morto impiccato a un albero a Firenze nell'area degli Orti Sociali, nei pressi di via dell'Argingrosso, nel quartiere dell'Isolotto. Andiamo avanti, adesso restiamo nel capoluogo toscano perché ci sono novità per nuovi lavori di Publiacqua alla viabilità cittadina. Partono i lavori di Publiacqua fra la nuova tubazione dell'acquedotto e quella esistente a Firenze ed è subito preoccupazione per la viabilità. Proseguono i lavori su Piazza della Libertà e sul Ponte Rosso. Qui non dovrebbero esserci problemi, lo dice l'assessore al Comune di Firenze Stefano Giorgetti. A partire dalle ore 21 di lunedì prossimo verranno aperti due cantieri alle estremità delle nuove tubazioni, tra Lavagnini e Strozzi e in Viale Matteotti. Ci sarà una riduzione delle corsie. Noi avremo una riduzione delle corsie per quanto riguarda l'uscita città su Lavagnini verso Strozzi, rimarrà una corsia soltanto, e per chi viene in ingresso città arrivando da Rosselli e prosegue su Strozzi per poi prendere Lavagnini non potrà più andare verso Statuto se non attraverso via Leone Decimo. I lavori proseguiranno fino alle ore 10 dell'11 agosto. A partire dal 6 agosto resterà una corsia da Piazza della Libertà verso Piazza Donatello e viceversa. L'assessore chiede ai cittadini di utilizzare altre vie per poter superare l'ostacolo, anche perché non ci sono alternative. Speriamo che Publiacqua rispetti completamente i tempi, però ecco, noi volevamo dare questa indicazione di utilizzare, soprattutto in quei 4 giorni, delle viabilità alternative. È morto all'età di 82 anni il noto editore e scrittore Roberto Calasso.
È scomparso nella notte a Milano dopo una lunga malattia Roberto Calasso, scrittore e editore di fama internazionale. Aveva 82 anni, era nato a Firenze e dal 1971 era presidente della casa editrice Adelphi. Calasso è morto proprio nel giorno in cui escono due suoi nuovi libri autobiografici, Meme Scianca, sulla sua infanzia vissuta a Firenze, e Bobby, memoir su Roberto Bazien, fondatore proprio della casa editrice. Prezioso cultore della letteratura mitteleuropea, Calasso aveva ereditato dalla famiglia la passione dell'editoria, in particolare dal nonno, il filosofo Ernesto Codignola. Il bestseller dell'Adelphi è sicuramente Siddhartha di Hermann Hesse, con un successo veramente planetario. Cordoglio di tutto il mondo, letterario e non solo, per la scomparsa di Roberto Calasso. La serata di Toscana TV si apre alle 21.15 con Casa Moena dal ritiro della Fiorentina, alle 21.45 circa colpo grosso al museo con Morgan Freeman. È tutto, grazie di essere stati con noi, alle prossime edizioni, arrivederci.